Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige, solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, a Licata. Hi-Tech di Angelo Drago, vendita e assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone e 3, doppio punto vendita a Licata. Bentrovati a una nuova puntata di Extra Time, triplete Licata che al Dino Lamberti di Lamezia Terme riesce ad avere la meglio su di un Sambiase che per larghi tratti della gara ha accarezzato anche il sogno di poter vincere. Ma è stato il Licata a passare in vantaggio con Riccobono nel primo tempo, con una rete scaturita da un tiro da fuori aria, e poi dopo il pareggio del padrone di casa la rete Di Scopelliti al 90° che porta 3 punti in cascina, 9 punti in 3 gare. Questo è il bottino di Pippo Romano, con un Licata che domenica in terra calabra è stato molto cinico, pochissimi tiri in porta ma il massimo risultato con il minimo sforzo, 2 tiri, 2 gol per il Licata e in mezzo il pareggio del Sambiase. È una squadra che ha già una mentalità tutta nuova e che lascia sperare per il proseguo del campionato. Licata dunque a 12 punti e domenica c'è un scontro diretto contro la Cavese. Ma andiamo a vedere i risultati della giornata, la 10ª giornata del campionato di Serie D, girone I, Cavese Savoia 0-0, Città di Messina Noto 3-2, Comprensorio Montalto Acireale 3-0, Comprensorio Normanno Nissa 4-1, Gelbison ACR Messina 2-0, Palazzolo Ragusa 0-1, Ribera Agropoli 1-0, Sambiase Licata 1-2, Vibonese Cosenza 0-2. Quindi questi i risultati per la seguente classifica. Dopo 10 giornate Cosenza in testa con 22 punti, a seguire la Gelbison con 21 e l'ACR Messina con 20. L'altra città di Messina è il Città di Messina 19 punti, poi Savoia 18, Comprensorio Montalto e Ragusa 17, Ribera 16, Comprensorio Normanno 15, Agropoli 14, Cavese Licata 12, Sambiase 11, Vibonese 10, Acireale 8, Palazzolo 5, chiudono la classifica il Noto e la Nissa con 4 punti. Dunque nuova regina della Serie D alla 10ª giornata del Cosenza, che approfitta della caduta della CR Messina sul campo della Gelbison, la Gelbison che era stata una delle vittime del Licata domenica scorsa si è rifatta con quella che da tutti gli addetti ai lavori viene definita come la vera big di questo campionato, quella ACR Messina che però non riesce sul campo a confermare quanto ci si aspetterebbe da una corazzata del genere. Quindi cambia la classifica in alto, non cambia in basso, dove Noto, Nissa e Palazzolo rimangono al palo, 3 squadre siciliane che quest'anno veramente stanno deludendo e probabilmente battaglieranno fino alla fine per evitare la retrocessione diretta. Il Licata invece scala la graduatoria, 9 punti in 3 gare sono una media tutt'altro che da salvezza. Sicuramente questo Licata può ambire anche ad una stagione più tranquilla rispetto a quelli che erano stati gli esordi. Andiamo a vedere proprio gli highlights, il servizio di Sambiase Licata, 2-1 per i gialloblu, terza vittoria in 3 gare per la pattuglia di Pippo Romano. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige, solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, a Licata. A casa il massimo risultato con il minimo sforzo il Licata, che espugna il Guido D'Ippolito di Lamezia battendo 2-1 un Sambiase troppo generoso. La generosità dei giallorossi sta nell'aver letteralmente regalato agli avversari 2 gol, uno per tempo, il secondo quasi allo scadere, quando ormai recuperare era praticamente impossibile. Non è bastato alla squadra di Mancini avere un netto predominio in campo e nel possesso palla. Gli episodi, come sempre succede, hanno deciso il match e questa volta hanno sorriso a Licata, che si conferma in striscia positiva, condannando invece il Sambiase alla 4ª sconfitta nelle ultime 5 uscite. Nei primi minuti di gioco, dopo la punizione calciata alta dall'ex Vigor Lamezia e Vibonese Riccobono, 2 gol annullati per fuorigioco al Sambiase che hanno acceso gli animi, soprattutto sugli spalti. Nella prima occasione viene fermato Curcio, servito dal perfetto passaggio filtrante di Russo. Nella seconda, appena 2 minuti più tardi, la bandierina alzata dall'assistente annulla invece la rete di Russo, che appare a tutti gli effetti regolare. Al 19° il fortunoso gol del Licata con Riccobono che conclude dal limite senza grosse pretese. Desio si distende e devia il pallone sul palo, la sfera però, colpito il legno, termina la sua corsa in fondo al sacco. Il gol stordisce il Sambiase che resta padrone del campo, ma adesso fa più fatica a trovare gli spazi, con Licata che pensa più a coprirsi che a proporsi. Al 31° sulla punizione di Lio, Cordiano di testa non ci arriva per un soffio, quindi 1 minuto più tardi mira da rivedere per la botta di Curcio dalla distanza. Insiste ancora il Sambiase che prima del riposo si propone dalle parti di Valenti in almeno altre 2 occasioni. Al 39° non si capiscono e finiscono per ostacolarsi Cordiano e Curcio in area sul cross di Lio che li aveva messi in ottima posizione. Sulla palla che resta lì prova l'intervento Russo ma calcia fuori. Infine al 41° su rimessa lunga di Lio, Curcio non trova l'inzuccata, la palla arriva al limite dell'area dove Carrozza si coordina per la botta che esce di poco. Dopo il riposo Mancini getta nella mischia Martello al posto di Cordiano e poco dopo cambierà ancora con l'inserimento di Conversi per Aguglia, difesa che passa a 3 e maggiore peso in avanti. I frutti si vedono, la gara continuano a farla i giallorossi. Al 5° Russo ci prova dal vertice dell'area, traiettoria fuori misura e palla al lato. E al lato termina anche la conclusione in girata di Curcio al 15°. Prova a fare tutto da solo allora Russo al 17°, stop di petto, coordinazione e conclusione. Valenti però fa buona guardia. Il pareggio è nell'aria, arriva al 20° con il tocco in mischia di Porpora sotto misura sulla botta di Lio che chiama fuori causa Valenti. Gara recuperata e Sambiase che sembra avere una marcia in più, ma il predominio del campo da parte di Morelli e compagni risulta sterile. A mettere i brividi alla difesa di casa ci pensa allora Di Scopelliti che sul calcio d'angolo cerca di beffare tutti sul primo palo, la retroguardia giallorossa in affanno sbroglia. Non riesce però a sbrogliare la situazione nessuno al 43°, quando dopo aver perso palla a centrocampo il Sambiase si fa infilare da Licata sulla corsia di sinistra. Riccobono dal fondo rimette in mezzo per Scopelliti che tutto solo ha il tempo per recuperare la coordinazione e indirizzare la palla nell'angolino basso alla destra di Desio. Gara chiusa, i 3 punti vanno a Licata, al Sambiase l'amara analisi di un match gettato alle ortiche. Hi-Tech di Angelo Drago, vendita e assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone e 3, www.vendita a Licata. Dunque Licata che capitalizza le pochissime azioni da rete capitate agli sottotiro, a segno di una squadra matura che ha consapevolezza nei propri mezzi. Negli spogliatoi ha un diavolo per capello il tecnico del Sambiase per un paio, a suo modo di dire, sviste arbitrali, ma se la prende anche con la propria squadra che ha avuto delle vere ingenuità in occasione delle 2 reti dell'Licata. Soddisfatto ovviamente Pippo Romano che parla di squadra cinica. Mister, più sprecone il Sambiase in questa partita o più lucido, cinico il Licata ad approfittare delle occasioni capitate? Ma noi siamo stati cinici e abbiamo veramente raccolto quello che la partita poi ha espresso. Non penso che il Sambiase sia stato sprecone, perché a parte supremazia forse nel secondo tempo, ma chiare occasioni da quello non ne ha mai fatte. Per cui credo che sia stata una partita equilibrata, potevamo pareggiarla, potevamo perderla, l'abbiamo vinta e siamo contenti per questo. Come al solito nel calcio decidono gli episodi, oggi un gol un po' fortunoso il primo, il secondo è nato proprio da un errore del Sambiase a centrocampo. Ma, quando una squadra sbaglia gli altri devono essere bravi ad approfittarne. Noi, a parte i demeriti, come dice lei, del del Sambiase, credo che abbiamo fatto una buona gara sotto l'aspetto tattico, non abbiamo mai mollato, ci abbiamo creduto fino alla fine e questo modo di approcciare la partita ci ha premiato per la buona volontà e per una squadra che si è dimostrata compatta e che sta vivendo un buon periodo. Mister, come sempre a decidere le partite sono gli episodi, oggi due episodi particolarmente sfavorevoli al Sambiase che effettivamente si è fatto, come spesso accade, 2 gol da solo. Sì, abbiamo confezionati e li abbiamo regalati, poi abbiamo fatto una bella confezione. Questo la dice lunga sulla partita che abbiamo fatto. Non so trovare un motivo, una motivazione a questo periodo. Ci dovrò riflettere maggiormente, sicuramente dovremo lavorare di più, però se con un tiro e mezzo prendi 2 gol diventa difficile. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Questo quanto successo allo stadio di Lamezia Terme tra Licata e Sambiase, ma andiamo a vedere in questo servizio la carrellata di tutte le reti della 10ª giornata del campionato di Serie D. Hi-Tech di Angelo Drago, vendita e assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. Pocherissimo del Città di Messina che vince la 5ª gara su 5 disputate al Celeste, un ruolino di marcia da prima della classe per Tiscione e compagni. 1-2 micidiale dei giallorossi che già al 10º conducono per 2-0. Al 5º è Giardina ad aprire le danze, passano appena 5 minuti e l'ex Valle Grecanica Citro raddoppia i conti per i peloritani. Sul finire del primo tempo ancora Giardina colpisce per il 3-0 messinese. Nel recupero il Noto accorcia le distanze con lo Giudice portandosi sul 3-1, mentre il 3-2 finale arriva a 20 minuti dalla fine con Fontanella che dal dischetto batte Taranto. Paternò Forza 4 contro la malcapitata Nissa, ospiti che pronti via passano in vantaggio con Bica Badan al 9° minuto di gioco. 120 secondi dopo il fantasista rossoblù Savanarola a ristabilire la parità con un bel tiro. Sorpasso Paternò firmato Mandarano che alla mezz'ora trova la via della rete dopo alcuni tentativi andati a vuoto. 3-1 ancora di Savanarola che dagli 11 metri gela Iacono per la gioia del Falcone Borsellino, 4-1 definitivo ancora di Mandarano sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la prima doppietta personale stagione. Il Ribera non si ferma più e come Licata centra la 3ª vittoria consecutiva. Con i 3 punti contro l'Agropoli gli uomini di Bruccoleri balzano in avanti in classifica portandosi a ridosso dei play-off, obiettivo inimmaginabile ad inizio stagione. Il gol vittoria porta la firma ancora una volta del giovanissimo classe 94 Pollina che, servito da Di Miceli, batte Capozzi e come 7 giorni fa a Noto si regala una domenica bestiale. Palazzolo sempre più giù, Ragusa sempre più su, questa è l'analisi della partita dell'inizio stagione di entrambe le squadre. I Blei che ottengono i 3 punti grazie alla rete siglata dall'ex Panatteri che, servito da Spampinato, trafigge l'estremo di casa e porta i suoi nelle zone nobili della classifica. L'Acireale di Sasamarra cade rovinosamente a Paola, 3 gol e 2 espulsi contro la sorpresa Comprensorio Montalto. L'1-0 calabrese arriva sul finire della prima frazione di gioco ed è opera di Occhiuzzi. Al ritorno in campo è il bomber di casa Iannelli a portare i suoi sul 2-0, mentre il 3-0 finale arriva ad un quarto d'ora dal termine, ad andare in rete e ancora Occhiuzzi per la personale doppietta. Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Il Cosenza batte a domicilio la Vibonese e si porta da solo in testa alla classifica provvisoria. A Luigi Razza i silani passano avanti già al nono con Guadalupi, imbeccato alla perfezione da Pesce. In chiusura di primo tempo è ancora Pesce a regalare un altro assist, stavolta per Mosciaro, che con un tocco morbido supera Sarao per lo 0-2 con cui il Cosenza espugna Vivo Valencia. L'ACR Messina cade a Vallo della Lucania e dopo una sola giornata lascia la testa della classifica in favore del Cosenza, vittorioso a Vibo Valencia. La Gelbison di Mr. Erra si rifà della sconfitta di Licata e con una prestazione gagliarda si aggiudica il big match della 10ª giornata. Vallesi in vantaggio a metà primo tempo con Grimaudo che sul suggerimento di Senè batte l'estremo ospite per l'1-0. L'ACR non ci sta e prova più volte in vano a pareggiare conti, ma la Gelbison si difende bene e al 79esimo chiude i conti con Senè che batte Cuda per il 2-0 definitivo. Finisce 0-0 il derby del Lamberti tra Cavese e Savoia. Nonostante la pioggia e il campo pesante, le squadre di Pietro Pinto, alla prima ufficiale sulla panchina bianco-blu ed Amura, non si sono affatto risparmiate, soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa, dopo un avvio vivace, entrambe sono sembrate accontentarsi del pari. Sale a 12 punti la Cavese a pari merito con il Licata, prossimo avversario nell'11ª di Serie D. E domenica nuovamente campionato con l'11ª giornata, sfide interessanti in alto e in basso della graduatoria. Vediamo il cartellone con Acireale, Comprensorio Normanno, ACR Messina, Sambiase, Agropoli, Città di Messina, Licata Cavese, Nissa, Palazzolo, Noto, Comprensorio Montalto, Cosenza, Gelbison, Ragusa, Vibonese, Savoia, Ribera. Certamente per chi guarda la testa della classifica spicca questo Cosenza Gelbison che dopo la sconfitta di Licata sembrava poter ridimensionare i propri programmi, ma la vittoria in casa contro il Messina, un 2-0 secco che non ammette repliche, la rilancia ancora nelle zone alte della classifica. C'è il Cosenza e domenica la Gelbison è proprio attesa dall'esame del San Vito, vedremo effettivamente di che pasta è fatta. Ne potrebbe chiaramente approfittare il Messina che affrontando il caso in casa il Sambiase dovrebbe riuscire a portare a casa i 3 punti. Altre gare importanti, c'è una gara da brividi tra le deluse fino al momento a questo momento del torneo. Nissa Palazzolo al Pian del Lago, ultimo esame per i nisseni in casa, ma certamente non può sbagliare neanche il Palazzolo che a parte l'inopinato pareggio di Licata ha fatto veramente poco per poter sperare di conservare questa serie D. E poi gare interessanti sono certamente Ragusa, Vibonese e Savoia, Ribera, con il Ribera che sicuramente da neopromossa la sorpresa di questo campionato. Passiamo dalla Serie D alla promozione perché si giocava il 9° turno del campionato, non ce l'ha fatta la Sant'Angelo Licata a difendersi e a non uscire battuta dal campo della capolista Scordia, ha perso 2-0, ma pochi drammi in casa Sant'Angelo che fino a questo momento sta facendo un gran bel campionato. Ma vediamo il programma, i risultati della 9ª giornata con Aci San Filippo Atletico Catania 0-0. Ellenica Mascalucia 5-0, Rarinantes Santa Croce 2-0, Real Niscemi Enzo Grasso 0-1, San Pio X Aquila Caltagirone 4-1, Scicli Augusta 5-2, Scordia Sant'Angelo Licata 2-0, Sporting Battiati Real Ragusa 2-0. E quindi dicevamo della Sant'Angelo, niente da fare per la Sant'Angelo Licata che Albinanti di Scordia cade 2-0 contro la capolista. Gli uomini di Natale e Serafino, grazie ad una rete per tempo rispettivamente di Osmane e di Monteleone, battono i licatesi di Mister Vedda con il più classico dei risultati. Continua dunque la marcia trionfale dello Scordia, da solo in vetta alla classifica, mentre la Sant'Angelo non riesce a ripetere l'ottimo exploit del turno precedente, quando sempre in terra catanese si era imposta sull'Atletico Catania. Ma anche in questo caso vediamo la classifica. con lo Scordia a 20 punti in testa, San Pio X 19 punti, Atletico Catania 16, Augusta Renzo Grasso 15 punti, Sporting Battiati, Sant'Angelo Licata 14 punti, Santa Croce 13, Aci San Filippo e Scicli 12, Aquila Caltagirone e Real Ragusa 11, Rarinantes 10, Ellenica 7 punti, Mascalucia 6 punti, Real Niscemi 2 punti. Il prossimo turno con l'Aquila Caltagirone che gioca in casa contro l'Aci San Filippo, poi Atletico Catania Scordia, Augusta Rarinantes, Enzo Grasso San Pio X, Mascalucia Sporting Battiati, Real Ragusa Scicli, Sant'Angelo Licata Ellenica, Santa Croce Real Niscemi. Dunque turno interlocutorio con la Sant'Angelo che, giocando contro l'Ellenica, terz'ultima forza del campionato, potrebbe ancora conquistare dei punti importanti in chiave salvezza. Passiamo al calcio giovanile, perché questa settimana vi proponiamo un'intervista ad Antonio Mulè, allenatore della squadra allievi della Santa Sofia, che ha, in una importante partita sabato ha pareggiato in casa contro la Gela Ambiente per 1-1. Vediamo. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige, solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Si ferma a 6 la serie di successi consecutivi per la selezione allievi della Santa Sofia Licata, allenata da mister Antonio Mulè, che partecipa al campionato allievi di categoria. Allo stadio Calogero Saporito, nell'anticipo del sabato, la selezione di mister Mulè non va oltre l'1-1. Gelambiente in vantaggio a metà del primo tempo, pareggio nella ripresa siglato da Scrimali, che come detto consente di mantenere l'imbattibilità agli allievi della Santa Sofia Licata, che però devono fermare la loro striscia di vittorie consecutive. Mister Mulè è partita combattutissima contro la Gelambiente al Calogero Saporito, alla fine ne è venuto fuori un 1-1 che possiamo dire soddisfa entrambe le squadre. Sì, tutto sommato sì. Il primo tempo secondo me eravamo troppo paurosi, erano loro più cattivi dentro il campo, arrivavano prima su ogni pallone e quindi abbiamo avuto qualche difficoltà. Sono stati bravi e fortunati a trovare il gol, perché non è che abbiamo concesso tantissimo nell'arco della partita. Nel secondo tempo sinceramente la partita è cambiata, perché oltre a trovare il pareggio, voglio dire, abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, peccato. Comunque ottima la prestazione nel secondo tempo. Bisogna continuare su questa strada, bisogna lavorare e andare avanti. Va bene, diciamo, sul piano della partita la costanza dei ragazzi, ci hanno creduto fino alla fine, volevano vincerla la partita, infatti abbiamo avuto diverse occasioni, però pazienza. Si tratta del primo pareggio stagionale, finora erano arrivate soltanto vittorie, quindi un rollino di marcia sicuramente positivo. Ma senz'altro, il problema, vedi, con questi ragazzi 15enni, 16enni, non è tanto il discorso di arrivare primi, magari ora meritatamente abbiamo fatto 6 vittorie e un pareggio, però voglio dire sono altalenanti nel rendimento e ci sta, quindi devi lavorare molto sul discorso psicologico dell'approccio alla gara, perché poi sono bravi, sono ragazzi di qualità. Bisogna essere costanti e cercare di farli crescere non solo calcisticamente, ma soprattutto come uomini. Hi-Tech di Angelo Drago, vendita e assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. E siamo alla pallacanestro. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la studentesca Licata, che in casa si conferma fino a questo momento imbattibile. Cade al pala Fragapane anche la Retusea, una delle squadre candidate alla vittoria finale del torneo. La squadra dell'ex coach Paolo Marletta ha dovuto cedere alla Licata con il risultato di 59-57, ed è un altro capolavoro targato Dario Provenzani, che con soli 6 uomini effettivi è riuscito, pur praticamente non avendo nessun cambio a disposizione a parte Sergio Abela, ottima la sua prestazione, a tenere testa agli avversari anche nell'ultimo quarto, quando tutti temevano un calo fisico dei giocatori in campo. Invece così non è stato, la studentesca ha ribattuto colpo su colpo, è stata quasi sempre in vantaggio, se non per qualche breve spezzone di gara, e pur avendo una bassa percentuale di canestri nel tiro da 3 è riuscita a vincere la partita con gli ultimi secondi, che sono stati alla cardiopalma, si sono giocati sul filo veramente dei nervi, ma una gara dobbiamo dire tutto sommato corretta, anzi corretta, e questo è l'elemento più importante. Ma la Suentesca in 4 gare di campionato ha collezionato 3 vittorie e questo certamente la proietta anche qui tra le protagoniste del torneo, se arriveranno rinforzi. Ma sentiamo coach Dario Provenzani ancora in trance agonistica pochi minuti dopo la fine della gara, che ha visto i suoi vittoriosi sulla Retusea per 59-57. Coach Provenzani, una vittoria eroica con praticamente 6 effettivi e contro una delle squadre più forti del campionato. Sì, una squadra forte più che negli elementi, allenata bene, che gioca bene a pallacanestro, e in ogni caso, se ancora ce ne fosse bisogno, noi abbiamo dimostrato che già fisicamente, atleticamente ci siamo, tatticamente cominciamo a giocare meglio, e in ogni caso la qualità dei nostri pochi giocatori è elevata. Ecco, era proprio questo, diciamo, come dire, il dubbio, riuscire a tenere i ritmi anche nell'ultimo quarto, avendo a disposizione praticamente un solo cambio, Abela, che si è rivelato durante la gara nell'economia di gioco uno dei giocatori più importanti. Ma diciamo che noi facciamo giocare pure gli altri 2 ragazzini che ci hanno dato nelle altre partite, sia a Porto Empedocle che in casa con l'Augusto, una discreta mano d'aiuto. Abela invece è la terza partita, francamente, dopo Porto Empedocle, che gioca veramente bene. D'altronde si allena pure bene, ha un ruolo specifico nella squadra, che oltre a quello del ruolo classico del playmaker è quello che deve alzare i ritmi sia in attacco che in difesa, e lo fa, sta facendo forse meglio delle aspettative, di quello che ci aspettavamo, e quindi siamo contenti. Sappiamo che aspettiamo un pochettino il recupero di Milite, che ci darà qualche minuto di cambio dentro l'area, e speriamo che arrivi un altro giovanotto possibilmente dentro l'area per essere più competitive, avere più disposizione nei cambi, soprattutto nel ruolo di lunghi, e sicuramente qualche altra bella soddisfazione ce la leveremo. Brevemente il prossimo impegno? Il prossimo impegno è abbastanza, diciamo, difficile, come d'altronde per noi sono tutte le partite del campionato, che è a Grevina. Anche lì speriamo di fare bene. Hi-Tech di Angelo Drago, vendita e assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. E per chiudere la pallamano si giocava sabato il quarto turno del campionato di Serie A2 femminile. I risultati: Scina Palermo, Ibla Maior 32-19, Gruppo Principe Badolato, Guidotto Licata 27-21, Don Luigi Sturzo Messana 29-34. La classifica vede lo Scina Palermo in testa con 12 punti, il Badolato 8 punti, l'Ibla Maior 2 punti, la Guidotto Licata 0 punti con nessuna gara fino ad ora vinta, ma non è l'ultima in classifica, perché Don Luigi Sturzo parte con una penalizzazione di 4 punti e il Regalbuto di 6 punti, dunque Guidotto terzultima, ma senza essere riuscita ancora a portare a casa una vittoria. E questa era l'ultima notizia per questa puntata di Extra Time. Noi, come al solito, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Questo programma è offerto da Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige, solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago, vendita e assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita Alicata.